abbiamo salvato 400 e 500 che vede esposte ancora ad asciugare perché sono state recuperate da posti umidi, scantinati. Bisognerebbe fare un intervento di restauro con criterio. Abbiamo messo a posto le riviste, i periodici che stanno con il corridoio, perché sono tutti strumenti per la ricerca. Infatti sono un po' preoccupato perché arriverà un gruppo di studi dall'Australia, l'università australiana, per una ricerca sugli internati in questo manicomio durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando torneranno entrerò nel merito specifico della ricerca, perché le ricerche mi piace seguirle tutte, in modo da mettere anche un ricercatore locale, da fare un lavoro congiunto, altrimenti come centro studi rimarremo sempre fermi, invece così facendo sviluppiamo competenze e intelligenze locali. Questa biblioteca purtroppo ha subito, diciamo così, dei traumi, perché questa biblioteca era una delle più grandiose d'Europa. Il primo trauma lo subisce quando nasce il Filippo Saporito, il manicomio criminale, il più antico d'Europa, il più antico d'Europa, fine 800. E porta via una parte dei libri. E là ci sono testi ancora bellissimi che riguardano la criminologia, la psichiatria forense, di grande qualità. Poi un secondo trauma lo subisce e là è ancora più grave, e ci sono veramente i migliori libri che stavano qua. Se ci può andare, Leonardo Bianchi, il manicomio di Napoli. Nasce un'altra costola nel manicomio d'Aversa e si porta una parte della libreria, della biblioteca, perché Bianchi era Bianchi, era il direttore di qua, di là. Il terzo trauma è quando chiude il manicomio. Io non so che cosa è successo, perché non c'ero, cioè io ho chiuso il manicomio e c'ero nella chiusura del manicomio, ma non avevo in mano le cartelle, i libri, quindi non so in quel momento di confusione che è successo. So che mi sono premurato, mi sono, ci siamo, un gruppo, perché da solo non avrei fatto niente. Andammo a recuperare tutto, cartelle, libri, a cercare di salvare tutto. A me qua nessuno incontrò. In una biblioteca che onestamente a casa mi farebbe nulla. Io sono uno psichiatra, portarmi queste cose a casa, dico, non lo viene a sapere nessuno se me li porto, perché è impossibile controllare, non sono catalogato, c'ho solo io le chiavi, conosco solo io questo posto. Non mi ha mai sforato l'idea di portarmi a casa un libro, ma è così, quando entra qualcuno e viene in biblioteca, io ho seguito come pasto. No, sono sospettoso, perché non catalogando il libro, se vedo un libro di prestigio e se lo metto in borsa. Io non posso dire ti voglio controllare la borsa, mi vergognerei, è meglio che la seguo. Anche i ricercatori, quando vengono qua, vengono, dico la verità, faccio una cosa un po' bruttina. Faccio lasciare le borse all'ingresso. La tengo molto a questa biblioteca. La speranza adesso è questa, di rifondare la vecchia biblioteca, almeno riprendendomi i libri del Filippo Saporito, perché lei sa, adesso chiuderanno tutti i manicomi giudiziari. E io spero tanto che i libri ritornino e di fare una grande biblioteca di una volta. Io penso che verrebbe molta gente, siamo contenti perché aver pubblicato già 4 libri, 5 libri della nostra collana e quindi continuiamo questa con lavori più modesti, non possiamo paragonarci agli autori francesi che sono presenti qua. Allora, la prima è la Memoria dei Matti, la terza è la Casa dei Matti, l'altro è Corpi d'eccezione, se non
ti piace il colore degli occhi, così mi pare. No, queste sono le ricerche pubblicate qui, ma ce n'è una in itinere, è un libro fatto da una ricercatrice della Federico II, cattedra di storia, storia delle istituzioni, che ha studiato il manicomio e la differenza di genere. E ha scoperto che le donne sono state in manicomio perché erano donne. Lo so che è sempre incredibile. Ha scritto quindi la storia di 20 di queste donne attraverso le lettere. È un lavoro molto struggente, implica, ecco, ti travolge emotivamente ti prende, ti sembra incredibile, quelle lettere veramente entrano dentro, non ci fai niente.